Ciao ragazze, nuovo video. Oggi parliamo finalmente di Lidl e di CN. Sì, non vedevo l'ora di farvi questo video perché ho tantissime cose da dirvi sui rossetti, sugli smalti, sugli ombretti e sul lip gloss di CN. Sono veramente stra soddisfatta. Non avevo mai preso in considerazione l'idea di trovare a Lidl prodotti così buoni e così duraturi sulla pelle, sulle labbra, sugli occhi, eccetera, che sono praticamente stracontente sia di farvi il video che di provarli e di usarli su me stessa, perché hanno alcuni degli inci ottimi, ma soprattutto sono molto molto efficaci. Allora, so che sono prodotti molto molto chiacchierati da tutte noi, sia su Instagram, su Facebook, eccetera. Ho visto che vi sono piaciuti molto, vi sono piaciuti gli swatch e vi sono piaciuti proprio appunto i prodotti. E quindi a questo punto, visto che li ho testati per bene per un bel po' di tempo, ho deciso subito subito di farvi una bella recensione in cui vi dico appunto tutto ciò che penso, spietatamente, anche se devo dire la verità non ho trovato grandi flop, più top. Allora, iniziamo prima di tutto dagli smalti. Allora, inizialmente avevo preso solo questo qui, ossia il Top Coat di CN. Ho visto che ha un inci ottimo, che in quanto è privo sia di toluene che di formaldeide, che sono praticamente gli elementi dell'inci più nocivi per le nostre unghie e che causano maggiormente rotture, screpolature delle unghie, no, screpolature, come si dice, insomma, le rotture delle unghie, eccetera. Appunto, questo top coat, devo dire la verità, per il prezzo che ha di 1,69 euro mi è piaciuto moltissimo, in quanto vabbè, non è paragonabile con altri top coat tipo quello di Essie, che naturalmente fa durare lo smalto molto molto di più, però comunque è un signor top coat, si chiama Transparent numero 8, eccolo qui. E appunto mi è piaciuto moltissimo perché, prima cosa, lucida lo smalto che si è messo sotto in una maniera incredibile, e la durata lo fa durare circa un giorno in più se viene applicato senza, dello smalto applicato senza. Secondo, per me è super consigliato, assolutamente, se lo trovate ancora nell'espositore prendetene anche 2-3 perché è molto molto buono e mi è piaciuto moltissimo, quindi promosso. Appunto, ho usato il top coat prima di tutto, anzi principalmente sopra questo smalto sempre di CN, che è il numero 9 e si chiama Neon Coral. Allora, come vedete, è uno smalto molto di un colore molto molto estivo. Quando l'ho visto sull'espositore, perché sono andata la prima volta e ho preso altri prodotti, la seconda volta invece sono andata di fronte all'espositore ed era praticamente vuoto, quindi praticamente lo abbiamo svuotato in una settimana. Abbiamo comprato tutto, soprattutto perché comunque hanno un buon prezzo e abbiamo fatto bene. Io sono la prima che mi sono comprata sto mondo e quell'altro. Vabbè, detto questo, la seconda volta che sono andata ho trovato solo ombretti e smalti, e tra tutti ho scelto questo rosa. Allora, io pensavo fosse un rosa un po' più chiaro, invece no, è un bel rosa corallo che con una passata non mi fa impazzire, in quanto rimane un po' trasparentino, ma con due passate è davvero eccezionale perché ha un colore molto intenso e soprattutto ha una durata molto molto elevata, molto di più di quelli di Essence che durano praticamente questo qui invece 2 giorni, soprattutto con il top coat buoni li tiene, e penso che con l'arrivo della primavera lo sfrutterò moltissimo, quindi anche il numero 9 super promosso. Poi, appunto, come vi ho detto, la seconda volta che sono andata da Lidl a prendere appunto questo smalto, ho trovato questo ombrettino che è praticamente il numero, non lo so, 44.551, vabbè, comunque il colore, il denim blu. Anche questo ombrettino ha un ottimo di inci ed è appunto un blu denim. Il problema di questo ombretto, vi faccio lo swatch e ve lo faccio vedere, opera, è che
Sulla mano sembra stupendo appena l'ho swatchato, è una texture veramente fantastica, ma sull'occhio tende a diventare appena sfumato un po' trasparente, un po' bianco, infatti non mi è piaciuto moltissimo da solo. Secondo me invece insieme ad altri ombretti è molto molto bello, ma molto anche dipende dal modo in cui lo applicate, nel senso che se usate un pennello da sfumatura tenderà a vedere così a sfumarsi e a diventare praticamente trasparente, bianchetto, più sul bianco, mentre se prendete un pennello, quello a lingua di gatto, e lo pressate bene bene, rimane di più appunto il colore, ma comunque è uno di quei prodotti che non mi è piaciuto moltissimo, perché comunque mi aspettavo una pigmentazione un po' più alta. Sicuramente lo userò qua sotto, diciamo, l'arcata sopraccigliare per illuminare lo sguardo, ma non per altro, perché comunque tende ad essere trasparentino. Comunque c'è un flop tra tutti questi, ci deve pure essere. Appunto, parlando di flop, parliamo di lui. Questo Lip Gloss CN ha un colore in grazia a D, cioè nel senso che è abbastanza bello come colore, non è niente di che, è un rosa trasparentino che tende appunto ad essere un nude sulle labbra, ma il problema è che non ha un buon inci. Non ha assolutamente buon inci, quando sono andata nell'espositore non ho controllato, però comunque è un bel, ho pensato, cavolo, è un bel colore, costa 1,69 euro, lo prendo, nel caso lo regalo o lo uso in quelle occasioni che magari tradisco un po' il bio. Non è vero. Vabbè, comunque lo userò magari una o due volte l'anno, una volta al mese, quando magari lo voglio mettere. Anzi, adesso che ci sto pensando, mi è piaciuto molto messo sopra il rossetto, nel senso che poi i rossetti che vedrete dopo li ho un po' illuminati mettendoci questo, e l'effetto era fantastico, soprattutto perché l'ho messo solamente al, diciamo, sulle labbra, nella parte più interna, di modo che sembrassero più voluminose ma sempre matte. Comunque sopra i rossetti è fantastico, ma da solo sulle labbra non lo metterei, perché comunque tende un po' a seccarle, si sente che comunque l'incide non è molto buono, perché appiccica, le lascia secche, no, da solo no, assolutamente. Quindi se ancora li trovate non li prendete, perché non hanno una buona formulazione. Poi Dulcis in fundo, Dulcis in fundus, vabbè, come avete capito, parliamo di loro, dei famosissimi rossetti che vi ho fatto vedere anche nel video, appunto, vi ho fatto vedere nel video, sì, che vi ho fatto vedere nel video, quello haul. Praticamente fra tutti i rossetti, il giorno in cui sono andata, ne ho scelti tre, e sono il numero 27, Natural Kiss, il numero 36, Matte Rose, e il numero 31 ho azzardato con un bordeaux. Ve li faccio rivedere, così magari fate un bello screenshot dal telefono o dal dove siete, e così se li trovate li prendete, perché questi sono veramente fantastici. Cioè, comunque per me non sono rossetti da 1,69 euro, perché comunque hanno una durata pazzesca, cioè hanno una durata che non dico MAC, perché un MAC non l'ho mai provato, però hanno una bella durata, per me molto molto di più anche di quelli Essence, quelli con lo scatolino nero, che comunque hanno un buon inci. Vabbè, comunque iniziamo a parlare di questi rossetti. Il primo che vi faccio vedere è il Natural Kiss, che è praticamente un colore naturale, colore delle labbra, un po' scuretto, lo vedo molto adatto quando si fanno trucchi molto strong sugli occhi e appunto si vogliono lasciare le labbra molto naturali. Ed eccolo qui, Natural Kiss, dura tanto sulle labbra, ha un colore fantastico, perché a me questi rosa mattoni mi fanno proprio impazzire, perché li metto tutti i giorni, magari faccio un trucco un po' più strong e poi metto questo sulle labbra e le lascia idratate, le lascia morbide, non tirano, non si seccano. E poi questo qui o gli altri due rossetti con sotto il proprio burro cacao preferito, per me la Dolce Labbra di Alchemilla è uno spettacolo, nel senso che li fa durare ancora di più. Oppure questo con sopra il Lucida Labbra di cui vi ho parlato prima, sono nella parte centrale delle labbra, un trucchetto, è fantastico, è proprio un'accoppiata vincente. Poi vi faccio vedere il
matte rose. Il matte rose è un colore un po' più nude, questo praticamente mi piace, questo più rosato, vedete, mi piace perché praticamente rimane dello stesso colore della mia pelle e dà un effetto sensualissimo sulle labbra, cioè io lo amo. Quando non metto questo, metto questo qua, ma comunque uno dei due lo porto sempre in borsa perché è veramente un colore fantastico e ha una durata pazzesca. Infine il numero 31 che vi ho fatto vedere prima, che è il Bordeaux. Allora, ho azzardato con questo colore perché di solito non li uso questi colori così scuri, però devo dire la verità che all'inizio, appena l'ho aperto, ho fatto oddio, che ho fatto, perché l'ho preso, potevo prendere l'altro, invece no, non me ne sono pentita perché comunque dell'altro rosso che c'è, che è un po' molto un po' più chiaro, non molto più chiaro, che è un rosso più ciliegia, più sembra tipo il come si chiama quello là di MAC, il Ruby Woo di MAC, per farvi capire, di quello magari ne ho un po' di più, mentre di questo colore Bordeaux non ne ho nessuno e sono contenta. All'inizio non mi ci sapevo vedere, ma comunque ora mi è piaciuto. Allora, la durata di questi rossetti su di me è di 2 ore, cioè se non mangio e non bevo 2 ore, altrimenti 1 ora e mezza o anche 1 ora. Comunque sono confortevoli, la cosa che mi piace di più è che sono confortevoli e che mi sono piaciuti proprio tanto, cioè penso che Cien con questi per me ha fatto proprio la svolta della vita, non li avevo mai considerati, non li avevo mai visti. E poi mi piace tanto l'Inci mi piace perché al primo posto c'è l'olio di ricino, che è quello che praticamente mettiamo anche sulle ciglia per farle diventare più folte e più resistenti, e appunto mi sono piaciuti moltissimo. L'unica critica che posso fare a Cien è che, prima cosa, gli espositori sono troppo piccoli, cioè mandate tanti di sti prodotti in tutta Italia, che ce li compriamo, 1,69 euro ce li compriamo tutti, porca miseria, mandatene tanti, che è quell'espositore così piccolo, mandateli tanti, tanti, tanti rossetti, perché se fosse per me, cioè la seconda volta in cui sono andata da Lidl e che ho acquistato appunto questo e lo smalto, io sono andata alla nonna per acquistare questo, ma per cercare gli altri rossetti, perché questi mi sono piaciuti tanto, ho detto cavolo, no, mi devo andare a comprare gli altri. Arrivo là, era vuoto, perché naturalmente tante ragazze come me e come noi hanno subito approfittato di questa cosa. Alla fine 1,69 euro, lo compri, lo prendi, magari dice non mi piace, ho buttato 1 euro, non di più. La verità, l'altra cosa che non mi è piaciuta di Shein è stata che non ci sono i tester, cioè veramente io dovete mettere i tester, perché comunque tipo di questi due, soprattutto all'inizio, pensavo oddio, ho comprato 2 rossetti dello stesso colore più o meno appena li ho visti, però ho detto vabbè dai, li prendo, cioè però magari con un tester io penso che magari avrei evitato di prenderne uno dei due e ne avrei acquistati altri, perché comunque se una persona prova il rossetto anche solo sulla mano, diciamo che si rende conto più o meno della colorazione, se le sta bene, se è un colore che la soddisfa, che sta bene con la carnagione eccetera, ma così è un po' scatola chiusa e non mi fa impazzire quest'idea. Soprattutto questo, se c'era il tester, non penso che l'avrei preso assolutamente, perché comunque non è un colore, è un colore che mi piace, ma comunque se diventa trasparentino non mi fa impazzire. Allora, rettifico che il prezzo di tutto questo è 1,79 euro l'uno, quindi tutto 1,79 euro. E complimenti Lidl, complimenti Shein, fate più spesso questi scarichi di make up, perché sono veramente prodotti fantastici e ragazzi, li trovate ancora, correte ad acquistarli assolutamente, non ve li fate scappare, non li lasciate alle altre, prendeteli voi. Vabbè, detto questo, ci vediamo al prossimo video, un bacio, e fatemi sapere nei commenti se anche voi avete acquistato qualcosa della linea CN e come vi siete trovate. Alla fine è pure un bel modo per confrontarci. Un bacio.